Amici di Battista 70 Phone, grazie all'ufficio stampa Asus abbiamo la possibilità di provare il phone pad Note FHD 6. Andiamo subito ad estrarlo dalla confezione. Come possiamo vedere, ha dimensioni molto importanti. Nella confezione, non so se sia così anche quella definitiva o se è quella destinata alla stampa, abbiamo solo cavo per la sincronizzazione, cavo alimentazione dati, micro USB, USB e l'alimentatore da parete. Ok, andiamo a chiudere, vediamo le caratteristiche principali. Intanto ho scelto uno sfondo leggermente natalizio, è una tovaglia, non cominciate a dirmi che il rosso spara, perché va bene così. Allora, dimensioni abbastanza importanti, abbiamo un 164,8 x 88,8 x 10,3 mm di spessore. Insomma, diciamo che non è proprio il massimo della portabilità. È un peso di 210 grammi. Perché si chiama Note? Perché, come potete notare, è dotato di una stylus che dopo vi farò vedere le varie funzionalità. Ok, intanto si è acceso su tutto, poi dopo aumenteremo anche la luminosità. Allora, il display è di tipo Super IPS, 16 milioni di colori, 1080x1920 da 6 pollici con una buona densità, si parla di 367 ppi e recepisce fino a 10 tocchi sul display, quindi abbastanza buono. La memoria è espandibile tramite micro SD, è dotato di memoria interna o da 16 o da 32, dipende dal modello. Abbiamo un processore Intel Atom Z2580 dual core da 2 GHz con 2 GB di RAM. Una scheda video, diciamo, nella norma, è una Power VR SGX 544 MP2, quindi diciamo scheda tra virgolette abbastanza normale. Fotocamera posteriore da 8 megapixel con ripresa video in full HD. Come vedete, grossa pecca, non abbiamo neanche un LED flash e io direi che per 400 euro ci poteva benissimo stare. Sapete che dico sempre quello che penso. E cam anteriore da 1 megapixel e 2 con capacità di riprendere video fino a 720p. Il dispositivo è dotato di Android Jelly Bean 4.2. Abbiamo varie connettività, Wi-Fi, GPS, Wi-Fi hotspot. Non abbiamo l'LTE, non abbiamo l'NFC. Insomma, io direi che c'è qualche mancanzina che per la cifra che costa, a mio modo di vedere, non ci dovrebbe essere. In compenso abbiamo una bella batteria non removibile da 3200 mAh che vi consente di arrivare a sera senza troppi pensieri. Come possiamo vedere abbiamo il doppio speaker anteriore, quindi abbiamo una parte audio abbastanza accurata, dopo andremo a sentire l'audio del dispositivo. Da questo lato abbiamo l'ingresso per micro SD e micro SIM. Ora vado ad aprirlo, se la smettesse di mangiarmi le unghie. Come vedete, micro SD in questo momento non ne ho infilata una e la micro SIM è qui, quindi il telefono non è apribile. Jack da 3,5, tasto di avvio spegnimento standby, bilanciere del volume, ingresso micro USB e forellino, microfono praticamente. Come potete vedere, non abbiamo nient'altro e ripeto, purtroppo non abbiamo neanche un microfono. Andiamo ora a sbloccarlo. Ok, tiriamo verso il basso, andiamo a regolare come nostro solito la luminosità e quant'altro. Intanto cancelliamo la miriade di notifiche che arrivano. Allora, facciamo così: display, luminosità, direi di lasciarla così perché se la porto al massimo tende a sparare un po' troppo e non si vede nulla. Mettiamola poco più di metà. Tanto non dobbiamo fare confronti né niente, quindi non ce ne frega niente. Mettiamo lo spegnimento a 10. Come qualità telefonica, devo dire che non è assolutamente niente male, anche come ricezione non se la cava male. Wi-Fi, come vedete, è a pieno carico. Proviamo a fare una telefonata al 155. Questo è Wind. Sì, sentiamo come si sente. Chiama. Infostrada e per chi chiama da rete fissa Telecom Italia.
Adesso, come al solito, non so se è wind o meno, però è un po' gracchiante, ma comunque dopo lo sentiremo sulla musica e lì avremo il responso definitivo. Vediamo un po' come l'interfaccia. L'interfaccia è molto semplice, è praticamente un Android puro, come vedete abbiamo pure lo scorrimento continuo. Tra i vari programmi, ad esempio, abbiamo questo del Task Manager per chi è malato, di avere la RAM libera. Comunque abbiamo 1189 su 1979, possiamo andare a chiuderne qualcuno. E vedete che la RAM libera sale. Comunque abbiamo sempre 1 giga di RAM libera almeno, quindi devo dire che non ci sono grossi problemi. È acceso da tutto il giorno, quindi non sono stato a fare pulizie o quant'altro. Se faccio più di tutto la chiudo. Comunque non è un problema. Vedete comunque una buona fluidità con la sua home. Vediamo anche nel drawer come si comporta. Abbiamo la divisione tra applicazione e widget. Anche nella parte widget devo dire che va via abbastanza bene, non ha particolari problemi di impostazione. Questo è il widget proprio del meteo, molto carino anche con i giorni qui sotto. Insomma, devo dire che non è assolutamente male. Muovo un po' la critica ai materiali perché è veramente plastica plastica, non c'è, insomma. Non dà una buonissima sensazione in mano, se devo essere sincero, e poi ha anche un certo effetto saponetta che non aiuta. Poi su un 6 pollici si fa anche in fretta a farselo scappare dalle mani. Andiamo a estrarre la stylus e vediamo un po' velocemente come funziona. Ogni tanto si accende, ogni tanto no, stavolta no. Ok, adesso si era acceso. Come vedete, appena lo accendete avete Super Note, potete creare, potete fare quello che volete. Intanto si sposta, poi come un altro dispositivo, quando lo puntiamo, come vedete, si muove. Oppure se andiamo verso il basso o verso l'alto, vedete che segue la matita. Per disegnare, allora proviamo a spostarci, ci basta o tenere premuto il tastino qui, ad esempio vado a selezionare una parte che posso utilizzare, posso spedire, fare quello che ne voglio, l'immagine è stata salvata, oppure se voglio disegnare sul foglio, trascino qui, adesso compariranno varie righe e posso... Tengo premuto, scusate, e vado a scrivere. Ora non si vede perché sto scrivendo in nero. Allora lo facciamo qui. Scusate, non devo tenere premuto, avevo già provato. Come vedete potete scrivere. Quando avete finito potete chiudere, il disegno lo volete salvare, gli posso dire di no a nulla, tranquillamente. E con la penna potete fare tutte le varie operazioni che volete. Ha una buonissima sensibilità, questo devo essere sincero, si vede molto, cioè funziona molto bene. Vogliamo ad esempio andare a creare un promemoria, una riunione oppure un foglio normale. Caricamento dati pagina, come vedete abbiamo varie funzionalità qui sopra e insomma possiamo fare un po' quello che vogliamo. Qui abbiamo la spiegazione, linea continua e quant'altro. Possiamo, ve l'ho detto, possiamo scrivere tranquillamente, viene riportato qui sopra, lo spessore. Possiamo inserire foto, registrazioni, video, testo, insomma possiamo fare tante cose, possiamo tornare indietro, possiamo andare avanti, insomma c'è veramente di tutto. Questa è l'ultima pagina, possiamo andare all'ultima pagina come vogliamo, insomma come vedete abbiamo varie funzioni che ci permettono di utilizzare la penna in maniera molto veloce. E io trovo molto interessante questo fatto di poter passare direttamente in modalità scrittura con questo tipo di block note e andando a scrivere qui sopra, e ad esempio poi posso anche salvarlo, faccio così, lo voglio salvare, lo salvo, non lo voglio salvare, non lo salvo, oppure se voglio scrivere direttamente, tengo premuto e vado a quel paese perché non dovevo farlo qui, ma probabilmente qui me lo farà anche. No, vabbè, questo serve per selezionare, quindi l'ho scoperto adesso, scusate, ma io con la S Pen, vi dico la verità, sono completamente negato. E ora, quando la rimettiamo dentro, ovviamente ritorna tutto alla normalità e possiamo utilizzare il nostro dispositivo tranquillamente con le mani. E vedete, comunque rimane fluidissimo. Se volete, chiudiamo anche tutto. Andiamo a chiudere tutti i processi e abbiamo un giga e due di memoria. Ora però io ho chiuso una cosa che a me interessa, dobbiamo aspettare un attimo, in questo caso deve ricaricare. Quando chiudiamo tutto, dobbiamo dargli il tempo di ricaricare. Ok, ci siamo, sì. No, visto che non è impostato di suo, io ho scaricato percentuale batteria e lo lascio impostato lì sopra. Adesso
almeno io ho cercato e non l'ho trovato da nessuna parte la batteria. Comunque, come avete visto, un giga e due di memoria libera. Andiamo come al solito nella nostra galleria. Vabbè, queste sono le foto che abbiamo scattato oggi, le avrete viste. Foto locali, abbiamo quelle della camera, i film, solite immagini che utilizziamo per i confronti e non solo. Ci andiamo ad avvicinare, vediamo un po' com'è. Come vedete, essendo un IPS, ha una buonissima luminosità, buona anche la definizione. Vedete, i PPI sono, come abbiamo detto, più di 300, 367, quindi devo dire che anche come colori è molto bello, sia i neri che anche i colori, diciamo, un po' più forti, un po' più vivi, sono belli da vedere. Vediamo che ad esempio il giallo è un bel giallo. Devo dire che come colore l'IPS mi piace, e non è neanche male come nero. Ovviamente non è paragonabile a Super AMOLED, però diciamo che ha dei buonissimi colori, non ci si può lamentare. Vediamo un po' ad esempio come vanno i video. Facciamo partire il nostro solito video. Vedete che ha dei bei colori comunque. Ah, ok. Vediamo se ho alzato il volume. Sentite, il volume è abbastanza forte. Abbiamo due casse frontali, un po' come il One. Il suono è bello potente anche nella parte dei bassi, devo dire che c'è da dire che ha un buonissimo suono. Proviamo a sentire magari qualcosa di musicale, cambiando un po' ogni tanto, tanto per non farvi stufare. System of a Down ci sta. No, devo dire che come volume ci siamo. Possiamo anche andare a sentire magari una canzone. Vediamo dove ho messo la musica. Questa è un po' bassa, però mi sa che è bassa di suo. Ah, devo dire che ha un buon volume, non mi dispiace per niente. Vediamo un po' come si comporta ovviamente su internet. Andiamo al solito sito, il Vergio. Velocità di caricamento al solito dipendente dal. Ok. Ah, ha già caricato in modalità non mobile, evidentemente essendo un phablet lo vede già direttamente in modalità .com. Andiamo a scorrere, devo dire che è abbastanza bene. Ci mette un attimo per il rendering dell'immagine, non è immediato, proprio immediato. Vediamo, doppio tap, è qui. Ah, ok, me l'ha già adattato alla colonna. Riproviamo di nuovo. Quindi intanto devo dirvi la verità, va in tinta. Vedete, ad esempio qua si è un po' incasinato con le immagini adesso. Allora, riproviamo. Ok, me l'ha già incolonnato. Vediamo il pinch to zoom. Adesso mi sa che me lo rincolonerà un'altra volta. Pan veloce. Come vedete, comunque ha l'incolonnamento già nel browser di serie. Sì, ogni tanto poi incolonna un po' come vuole lui. Però basta che gli facciamo. Ok, proviamo a stringere.
che qui ha preso il disegno, proviamo a stringere ancora un po' qui, abbiamo l'adattamento alla colonna, allarghiamo un attimo, come vedete l'adattamento è abbastanza rapido, devo dire che il processore qui della Intel non è assolutamente niente male, potete vedere il pan, sì, ogni tanto si incasina un attimo, quello devo dire la verità, quando lo faccio scorrere velocemente ogni tanto va un po' in tilt con il rendering delle immagini, però devo dire che non è assolutamente niente male. L'unica cosa, secondo me, un terminale del genere per avere un buon mercato dovrebbe essere collocato sui 340-350 al massimo, sui 400 secondo me potrebbe fare un po' fatica, soprattutto per il fatto delle mancanze, niente flash, niente NFC, niente LTE, materiali e semplice plastica, insomma, cioè sinceramente parlando da un punto di vista commerciale avrei visto una collocazione un po' al di sotto di quella che è realmente, che poi non voglio dire che non li valga, però visto i prezzi attuali secondo me qualcosa al di sotto lo avrebbe reso più appetibile. Vabbè, comunque queste sono mie considerazioni, poi mi direte voi cosa ne pensate. Andiamo a far partire un solito giochino. Intanto nel frattempo ne approfitto sempre per leggere e vedere se ho dimenticato qualcosa, ma anche qua potete sentire che l'audio è davvero buono, era veloce. No, non mi interessa. Cosa ho schiacciato? Ah no, questo devo schiacciare. Scegli, avanti, inizia gara. Abbastanza rapido anche il caricamento, niente da dire. Gli speaker vi confermo che sono stereo. Vedi, qualche uno scattino iniziale l'ho visto. Secondo me la scheda video non è proprio il massimo. Vedete che non ha proprio una fluidità eccezionale. Secondo me sto gioco qui comincia a funzionare bene con schede da Adreno 320 in su, già Adreno 305, insomma, qui nella Power VR non mi sembra, poi è una 2MP, non 4MP, mi sembra che abbia qualche laghettino, però vabbè, stiamo parlando di piccolezze. Tanta furia di farci le prove, sto diventando anche bravino questo gioco. Ecco. Supero un muro. Ah, vabbè, dai, devo dire che sinceramente non è male. Proviamo con un altro gioco, mi viene la curiosità. Proviamo con Real Racing. Vediamo come se la cava. Io, secondo me la scheda video è un pochettino sottostimata, io avrei messo qualcos'altro sinceramente, però bisogna anche vedere poi il tipo di compatibilità col processore. Magari poi più avanti avremo modo di provare anche FHD7, sempre Note. Anche qua arriva qualche. Scendiamo in pista, ok. No, voglio una gara normalissima. Una sfida a tempo, ok. Coppa va bene. Ah, bella questa, se non sbaglio quella che si va su in montagna. E poi perché devo sempre partire ultimo io? Vabbè.
intruppamento. Insomma, anche qui non mi sembra di notare proprio una fluidità massima. Anche le macchine lì davanti, quando si muovono, si nota qualche... saliamo in montagna. Ok, torniamo pure nella schermata principale. Giusto per curiosità, voglio vedere la RAM libera con un po' di applicazioni aperte. No, vabbè, non male. Ancora 1,2. Devo dire che non ci si può lamentare, la fluidità continua a essere buona. Vabbè, in conclusione, un terminale abbastanza buono. Ripeto, però con Asus io ero abituato a collocamenti di prezzi diversi. Io almeno questo ho guardato anche su Trovaprezzi, ho guardato su vari siti, l'ho visto intorno ai 399-400 euro. Ma secondo me sotto i 350 potrebbe diventare più interessante. Sui 400, insomma, ci penserei un attimino. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Full. Battista 70 Full. The human sensor technology.